Questo programma è offerto da... Ma dal mio canale Twitch, ovviamente, mi trovate digitando Ian Reformed nella barra di ricerca oppure semplicemente nel link in descrizione. Vi ricordo di seguirmi e, se avete Amazon Prime, di abbonarvi gratuitamente cliccando qui su Abbonati senza costi aggiuntivi. Altrimenti, se non avete Amazon Prime, inizierà la prova. Eccolo qua, è arrivato rank 1 Nemesis, non so come, a pari con l'OTP Gianna, vi ricordate che l'avevamo visto l'altra volta? Al momento è arrivato rank 1. Voglio vedere sto game, raga. Voglio vedere sto game con Ione. Focalizziamoci sul signor Ione la Sacrifice, che ricordo a tutti essere Nemesis. In questo momento è addirittura arrivato rank 1 in Europa. Quindi, se prima... Nel video scorso, quello di Victor, era rank 1 tra i mid laner, adesso è rank 1 punto, cioè ha sorpassato anche quella super Gianna main che non mi ricordo chi è. Allora, vediamo un po', c'è Crown e lo conosciamo, non mi ricordo dove gioca però. Ast Zanzara, ma chi è che si chiama Zanzara? Non lo so, non conosco questi giocatori, ok? Sì, non è che ha mollato i Fnatic, se non sbaglio l'hanno cacciato. Però forse... non so se l'hanno cacciato, se l'è andato lui per conto suo, per non so cosa. Però adesso è un free agent, cioè è libero. Lo possono ingaggiare anche altre squadre. E considerando che sta scalando le classifiche in questo modo, sicuramente... Allora, non so se i team contano la pre-season. Però... Dove sta andando? Ah, aveva mezzo fiutato opportunità di kill. Allora, vediamo un po' cosa fa. Allora, lui ha iniziato di Doran Shield. Perché? Perché sta contro Victor. E Victor pocca molto, giustamente. Ci sta. Vediamo un po' come se la gioca. Vabbè, prendo tutti i minion, tranquillamente. Quello lo prenderà? Lo prende. Victor lo punisce, ovviamente. Ricordiamoci che lui, a differenza di Faker, ha un playstyle giga aggressivo. Infatti tende più a giocare campioni da... Cioè, no, vorrei dire che tende a giocare campioni da early game, ma non è vero, perché ha giocato spesso e volentieri Kayle. Però anche con Kayle riesce a giocare in maniera aggressiva. Doppia. Penso che stia tentando di far sprecare a Victor tutto il mana che possiede. Cioè, comunque, col Doran Shield... Ha abbastanza bello. Molto bello anche questo per pararsi il call. Bellissimo dodge. Non so se l'ha fatto apposta, un bellissimo dodge. Dicevo, col Doran Shield ha molta rigenerazione HP. E soprattutto la passiva, che ogni volta che lo attaccano con abilità o auto-attacchi, eccetera, eccetera. Bello, bello. Ora Q auto-attacco se ne va, vero? Esatto, è proc live. Molto molto aggressivo. Beh, questo è classico di Ione comunque, eh. Prendi stack di Q, usila E e poi ingaggi. Non può farlo adesso, giustamente, perché non c'ha più la E. No, sono 3 minuti. I jungler potrebbero gankare. Penso che lui lo sappia. Infatti va a vedere. Non c'è nessuno, quindi recolla. 21 minion, no, non recolla. 21 minion non dovrebbe avere abbastanza soldi. Ma che scemo. Ah, giusto. Questo... Ah, se l'hai calcolata male però, eh. Te la sei calcolata male. Era un trade gratis. Era un trade gratis perché con la W pari il colpo di torre, però se l'hai calcolata un microsecondo in ritardo e ha comunque preso il colpo di torre. Qua sei stato un pazzo, mate. Ah, meno che è un bait. Se è un bait è tanta roba. Ah, bravissimo qua. Qua vede che c'è Olaf dietro. Dice, vabbè, ormai sono spacciato. Tanto vale che vado e provo a killare. Qua vediamo Rell che inta come al solito. Champion del cazzo, perché lo prende. Ok, allora, scarpe. Doppie spadine. Scarpette e doppie spadine.
Brand ha fatto double kill comunque in quella cosa. Ovviamente, penso che la build farà la classica, quella che ho fatto anch'io nel game di prima, ovvero Immortal. Le scarpe non lo so, perché potrebbe pure farsi le Mercury, anche se su Yone non è che c'hanno. Vabbè, non è che non è vero, c'hanno del senso, butto se stai contro Victor. Come gioca Ultra Aggressivo? È veramente bravo nei trade. Ora vorrà romare bot? No, mette la ward. Così spotterà Olaf quando si fa i pappagallini. Gioca sempre sul filo della torre, comunque, se notate. Gioca sempre su quel filo della torre. Ora va via. Io andrei bot. Io gankerei bot, se fossi in lui. Non ha il 6, però io gankerei bot. Non so perché se ne vada. Forse ha notato che Olaf veniva, o che il fight non sarebbe più svolto, infatti se ne va via. Appena fa il 6, sono assolutamente sicuro che si getta immediatamente su Victor. Dovrebbe avere anche l'ignite. No, non ha l'ignite ready, non ancora. Saranno boh 40 secondi di ignite ancora. Victor, ricordiamo, non ha strumenti difensivi, non ha barrier, non ha nulla. Però si è rushato le. Cioè si è rushato il coso del mana per poter spammare un po' di più. Vediamo un po' cosa fa qua. Dovrebbe vincere contro Olaf, eh. Si ha l'ignite. Ultime. Non ce l'ho fatta. Qua forse è un po' troppo greedy. Io pensavo ce l'avrebbe fatta. Però Olaf è andato in ulti e andando in ulti non può essere no cappato. E quindi quel tempo che potevano capparlo sarebbero stati i danni meno che Olaf poteva mettere su di lui, invece gliel'ha messo nel culetto. Vabbè, Olaf, se non hai l'ignite è difficile riuscire a killarlo. Con l'ignite l'ammazzava 100%. Vabbè, qua gli è andata male, ha rommato, ha fatto il jungler davanti. Che poteva fare? Che ci poteva fare? Bello, 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 bello. E ora immagino che userà la Q. Un altro attacco e se ne va back. Esatto. Tanto anche questi colpi di torre sono pochi, eh. Cioè se li stila tutti. Se li stila tutti quanti questi colpi di torre che prende. Vedo che non l'ho ancora mai visto frizzare o altro. Cioè, non ho la ward, mate. La ward. Non l'ho ancora mai visto frenare una wave, frizzarla o altro. È sempre. Gioca sempre a push e rom. Che ci sta, eh. Che sta facendo? Stava valutando se andare botto o meno. Ha visto che non c'è la trippa per gatti. Se ne va via. Ok, l'ignite ce l'ha adesso. Ora aspetterà la ultimate e poi va addosso a Victor sicuro. Se sto iniziando a capire bene la tua mentalità. Ok. Li fa tutti. Un'altra Q li fa tutti. A posto. Ah, giusto. Per prendersi la placchetta. In tutta sicurezza. Bravo. Sono piccole, piccole cose che fanno. Ora va giù. Adesso l'occasione per gankare dovrebbe avercela, anche se la bot nemica sta scappando via. Forse divano. Forse diva Jin. No. Non vedo quanta vita ha. Lui se n'è accorto. Back è nulla di fatto. Però tanto la wave la continua a pushare, quindi è. Non penso abbia tempo per farsi. Ah, ok. L'ha fatto giusto solamente per prendersi la Q. Ok. Si fa la wave. Tanto l'ha messa bene prima del. Prima che iniziasse a rommare, l'ha messa da Dio. Last sacrifice. Lui si è lasciato le scarpe. Cosa che volevo fare anch'io nel game di prima, ma ho preferito mettere subito l'immortal. Probabilmente anche sbagliando, perché le berserker rushate gli danno più DPS. Si fa fuori i pappagallini. Questa cosa è classica, si fa anche con Yasuo. Anzi, con Yasuo è addirittura più facile. Però mi sa che l'hanno sgamato. Ai ai ai. Ai ai ai. O scappa di R o muore.
Ok. Scappa di là. Peccato. Questo lo frenerà dal... probabilmente lo frenerà dal fare un'altra kill. Sì, esatto, nonostante non mi molto ha un farm più che decente. Ma perché continua... Cioè, pusha la wave, romma e poi torna quando la wave sta per ritornare. Comunque, Victor, finché non c'ha la E potenziata, non farma bene. Cioè, non wave clear a fare... Non wave clear a veloce. Aspetta, vediamo un attimo che succede qua. Karthus che fa cose. Karthus che fa tante cose. Karthus che fa triple kill. Che vuoi dire a Karthus che fa triple kill? Dici, ok, GG, game finito. Lui tranquillo, tranquillo. Tanto sa che Victor è botto. Qua si piglia altre due placche, come minimo. C'è questa qua e se ne prende un'altra. Intanto si farma la wave. Invece, perché la botta non è arrivata. Vabbè, un'altra placca forse la prende. No, è troppo rischioso. Ingaggio super inutile di... sono lentissimo e non faccio un cazzo rel. La soprannominiamo così. Che champion, ragazzi. Potrebbe essere un concept così interessante rovinato da una brutta ottimizzazione delle sue abilità, secondo me, poi. Chi sono io per dire qualcosa alla Riot? Però, secondo me, è un campione che andava, che poteva essere sviluppato molto meglio di così. Piercing Wings! Guarda, guarda che ci muore pure, eh. Beh, morirci no. Non è così facile da killare, però. Ah, Victor dovrebbe in teoria, esatto, avere il potenziamento. Non ha Eric. Qua mi sa che ci muore. Ah no, di nuovo la R difensiva. Secondo me, se lui la pensa, cioè se io la penso come lui, ogni R usata difensiva è un colpo al cuore della serie. Ah, potevo killare con quella R. Però bravo, bravo il Victor. Tra l'altro Victor ha ancora l'Imperial Mandate. Nonostante l'abbiano nerfato, ancora se lo mettono. Mi sa che non l'hanno nerfato a sufficienza. Se ancora se lo mettono. Qua siamo già in 10.25, cioè sto game è tipo di oggi, mi sa. Mi sa che questo game è o di oggi o stamattina, no, o ieri, ma proprio massimo. Vabbè, si fa la cleaver, allora, appena si chiude l'immortal, arriva il suo power spike. Poi quando... Non so che build farà dopo. Cioè, io... In teoria credo che farà... Infinity Edge Bloodthirst. Però, vediamo se uccide. No. Solamente per la placchettina. C'è da vedere in quale ordine. Io onestamente... Metterei Infinity prima. Poi non so come fa lui. Come fa lui è sicuramente più giusto. Per carità. Però penso che sia abbastanza worth mettersi prima Ilie. Che fa con Akali? Akali è difficile da uccidere. Molto difficile. Akali è molto difficile per Yuna da uccidere. A meno che non faili lei. Già critta bene. Qua probabilmente se la gioca safe. Aspetterà il jungler. Sta solamente farmando in click. Invece, qua c'è prova. Deve aspettare. Ok. Bel danno. Caseton! Vabbè, ci dovrebbe star Rengar, no? Rengarone? Tutta tua! Ci ha pensato Rengarone. Vederlo che faila le ulti mi fa pensare, cazzo, ma allora anche lui le faila, non sono io un cretino. Non è facile hittare con la ulti di Yone. Sembra facile perché è veloce, istantanea, ma è il tempo di preparazione, il fatto che la R sia effettivamente corta. Cioè non corta, sia cioè, capito, non è larga ma è stretta, ecco. Non mi veniva in mente la parola.
non è lunga, non è larga, ma è stretta. Ok, Immortal si fa subito il Clock of Azir, così dovrebbe arrivare a quanto il critico? 15-30, dovrebbe avere quanto? A 60% il critico, boh, 70. Gli serve un altro item per arrivare al 100. Ora c'è da vedere cosa si fa. C'è da vedere se si fa la BT o se si fa l'IE. Secondo me si fa l'IE. A giudicare da quanto è un player aggressivo, secondo me quel danno critico in più lui lo vuole. Poi magari mi sto sbagliando. Comunque non so, cioè lui ha finito il game 12-4, 12-2, tipo. Tutte ste kill dove cacchio le ha prese? Siamo a 15 minuti ancora. O le ha fatte tutte alla fine? Vediamo che fa. Ho l'off dietro, amico. Cioè, l'off dietro. O ammazzi lui o cosa? Ok. Qua dovrebbe riuscire a ucciderlo perché ha l'ignite, eh. Qua l'ignite ce la dovrebbe fare. Ce l'ha fatta solo per l'ignite, visto? Secondo me poteva metterlo prima, però... Si è giocata anche molto bene con le abilità. Non è facile, Olaf. Non è per nulla facile. Anche lo Shilbo gli ha parato il culo. Perché ricordatevi che lo Shilbo, oltre a dare lifesteal di passiva, quando procca, vi dà altro 15% di lifesteal per 8 secondi. In pratica raggiungete i 15 più 12 fa 37. Eh sì, 37, 27. Raggiungete quasi il 30% di lifesteal. Poi metteteci il Ravenous Hunter dentro. Lifestealate come degli ossessi. Vediamo che fa qua. La R non ce l'ha. Oh, ecco, si è uccisa. Si è uccisa. Visto? Ma proprio scemo sto champion. Vediamo se ammazza pure lui. Penso di sì. Esatto. Però hai sbagliato 2Q, eh. Birichino. No, ho detto 27, Dimon, non 37. Mi sono correggiuto. Dovrebbe avere... Quanti soldi ha in base? Boh, 1000, 1300, 1400. Dovrebbe avere abbastanza soldi in base per prendere metà dell'altro oggetto. Dai, secondo me fa l'Infinity Edge, dai. Sono convinto che farà l'Infinity Edge. Se non la fa, ci rimango male. Ci rimango male se non se la mette. Diciamo che non è che stai facendo cose molto spettacolari da commentare. Oh mio Dio. Sta giocando bene, ottimo farm. Perché... Ottimissimo farm, ormai è andato sopra ai minuti. Quando vai sopra i minuti con i CS vuol dire che stai a far benissimo. Cosa si metterà? Ah, visto? Si è messo lì. Avevo ragione io. Ho vinto la scommessa con me stesso. E ora si fa la Bloodthirster. E conclusa quella diventa Immortal. Come l'oggetto. Come l'Immortal Shield. Io mi chiedo tutte queste kill dove le farà. Le fa alla fine. Fa tipo due quadrakill. Che fa? Due pentakill. E gliene mancano 10 di kill. Più di 10, 11. Ormai penso che il game sia abbastanza a senso unico comunque. Rengar è fiddato. Mamma mia che male. Quanto danno. Cioè non ha manco ultato. Proprio tutto dietro attacchi se l'è fatto. Vabbè, io ne questo qua, eh. Tutto di autoattacchi. Lo fai l'Herald? Yeah. Mi piace l'Herald, vuole kill. Ora dovrebbe uscire... Oh, cazzo. Che fa, ammo? Scappa di R? Flash, giustamente. Vabbè, tanto qua può tornare indietro, quindi... Mamma mia, si poteva uccidere anche Rell. E infatti. Questa mi sa che è la quadra kill che dicevamo prima.
Esatto. Bravo. No, qua, qua veramente bravo. Cioè, qua veramente bravo. Non, è, non si è lanciato a cazzo di cane. Ha usato la E, poi la Q su Akali, perché tanto Olaf era già morto dalla, dalla sua passiva e GG. Ha fatto quadra kill comunque. E penso che si farà un'altra quadra kill, giusto? Alla fine. O una penta addirittura. Mo torna in base che ci avrà già la BT. Cioè già è OP, già è fortissimo adesso. Figurati dopo. Ione, raga, Ione è da abusare. L'ho usato anch'io prima in solo queue. Veramente no sense. E l'ho usato contro Echo, che è un counter, eh. Guardalo, guardalo, guardalo. Sì, ma... Aspetta, la telecamera si è... Si è spanculizzata. Slow down! Ammazza Victor, ma no, che danni! Mo non lo so se ce la fa, eh. Ah, sì, mamma mia, ha voglia. Ma perché può vedere Akali, scusami? Madonna, guarda il lifesteal, raga, guarda il lifesteal! Ale, un'altra quadra kill! Oh, ho indovinato, eh! Ho indovinato, si è fatto due quadra kill di fila! Buon GG, arresi! Ecco perché io mi dicevo 12-2-2, ma cosa ho fatto a fine 12-2-2? Che sono 5 minuti, mancano 5 minuti alla fine del game ed è ancora 4-2. Semplicissimo, due quadra kill alla fine. E GG così. Questo era, signori, il rank 1 in Europa, attualmente. Signor Last Sacrifice, ovvero Nemesis. Tanta robina. Tanta, 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 tanta robina.